Seduta nera per Piazza Affari che scambia in netto calo in accordo con gli altri listini continentali che accusano perdite consistenti. In buona evidenza a Milano il comparto utility che mostra un più 0,84%. In fondo alla classifica i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti telecomunicazioni, materie prime e siderurgico. L'euro-dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità con un calo dello 0,25%. Stabili macroeconomiche più importanti, l'industria tricolore ingrana la marcia e registra un incremento dell'1% rispetto a dicembre 2015, mentre arrancano le vendite al dettaglio. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e gli ordini di beni durevoli dagli USA. Negativo il future sull'S&P 500 che scambia con un meno 0,51%, stesso andamento per il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia 4.371 punti in calo dello 0,50%.